Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Ciao! Buongiorno! Ieri abbiamo avuto questa partenza diesel, tipo... Sì, però... sì, no, ma oggi ci siamo preparati. Beh, no, niente lo diciamo, diesel. Questo oggi lo diciamo turbo. Questo lo diciamo noi. Oggi intercooler. Ma cominciamo con le parolacce. Ti ho detto, non mi fare fare la brutta figura. Ma santa non è la parolaccia, l'intercooler è una cosa del motore, giusto? Ah, del motore. Maschi, ditemi se è vero. 080-501-9998. Per chiamarci, per messaggiarci, per giocare con noi. Che giocare. Si vincono le magliette di Prendiamocela con Mica. C'è il nostro radioascoltatore che non lo so, ma penso che lo banneranno un attimo, perché non è che ci può svuotare tutta la... Alfonsino, basta. Ne ha già vinte due, va indovinando proprio secco, quindi non so. Oddio, siamo al buio. Vabbè, ma siamo le candele, dove sono le candele? Radio, sarebbe interessante fare un programma con le candele. Sì. I ceri. Vabbè, facciamo il cimitero, fa pure il programma. Guarda che il cero, come siamo carine col nero, vabbè. Sì, sì. Io me la canto e me la suono. Va bene, chi si loda si imbroda. Bravo, tutto da sola. E Cicciottella è una bambina fatta a forma di bignè. Io leggerei il proverbio. Annabella è una bambina fatta a forma di bignè. Proverbio del giorno. No, cominciamo bene. Va bene, allora proverbio del giorno. Vai. La carne triste non la vuole né Udiawe, manca Cristo. Questo è uno dei miei preferiti. Cioè, anche il mio. Le tende gnore, non le vuole nemmeno la compassione di Dio. Ma la più vuole. Che la tenda vuole, nera, la carne triste è intesa la persona cattiva. O infatti, quella dieta. La carne triste, intesa come il cattivo, non la vuole né il diavolo né Cristo. Sì. Allora mo ve lo spiego. Nel senso che le persone malvagie vivono a lungo come una contraddizione, come se neanche il diavolo e Gesù volessero le loro seccature. Ma Gesù giovende. A differenza delle persone buone che sono sempre le prime ad andarsene. Quindi stai attenta, Annabella, tu che dici che sei buona, non si sa mai. Sì. Mo c'è, domani non si sa. Ti piacerebbe? No, a me no. Paura Potter, ti piacerebbe? Musica maestro! E abbiamo iniziato mamma col batto! Grazie Tiziano Connella, Rita Franklin, che energia! Anita Frank, che schi diciari? Anita, vogliamo parlare così no, come si scusa, dice dai allora, parti vogliamo nostre. Salutare Pino Fusco che hai lo inventato. Lo salutiamo! Ciao Pino! Tu e la tua stramberia nel modificare i nomi di ogni cosa e ogni persona del globo. Ci fa ridere assai. Per lui a Rita e Anita, giustamente. Ognuno chiama le cose delle persone come vuole. Ella Fitzgerald diventa Lella Fitzgerald. Saranno le parenti italiane, chi può dirlo? Anche Gérard Depardieu. E il guardrail. LMO. Vogliamo ricordare il numero di telefono? 080-501-9998. Se volete giocare con noi, ma anche se volete parlare con noi, se ci volete invitare a cena, a pranzo, a colazione, a merenda, codice a me, poi dici che sono io. Abusate di noi, non vi preoccupate, usufruite pure. Oh, ma volevamo dire anche un'altra cosa. Che cosa? Come abbiamo anticipato qualche giorno fa, sì? Se avete dei video divertenti, giocosi, non i video hard, no, hot, non ci interessano quelli. Che qualcuno magari sotto le lenzuola può essere molto divertente. Vabbè, ma senza non saperlo, è quello saperlo. Che stiamo cercando. Mandateceli, noi li manderemo in onda, così li facciamo vedere anche al resto del pubblico. Sì, così fate una figuraccia con tutti i nostri telespettatori. Lo scopo è quello. E noi ci divertiamo un sacco, passiamo il tempo, poi diventiamo amici volendo. E così ci invitate a cena, voglio dire. Lo scopo è sempre quello. Poi sembra a me, ma vogliamo ascoltare una preview della canzone? Come la dice bene. Preview. Non sei? Sì. Questo è facile, No, ho capito tutto.
Vabbè. Guarda, mi manca giusto qualche nota e poi ve la canto io. Guarda, però io non vedo l'ora, c'ho già il pelo tutto teso, ma è arrivato il momento di... Un attimo che vado a prendere l'autoambulanza dal garage. Te la ricordi, Venus? Ma Venus, che dopo che ha fatto la cura, diciamo, all'ingrassaggio. Dai, Venus in menopausa, perché Venus non, il robot Venus non può avere la menopausa. E quello è robot, non ingrasserà mai, non dimagrirà mai. Che te l'ha detto? Le lamiere si deformano. Tolleranza zero. Posso dire, prima di ma tu abbiamo già qualcuno? Quello che vuoi. No, abbiamo già qualche telefonata, perché vorrei dire io una cosa, una mia tolleranza, tra le tante tolleranze zero che ho. Quella, io ho una tolleranza zero, sì. Quella contro gli operatori dei call center. Ne abbiamo parlato ieri per telefono. Praticamente brava. Io vi metterei, brava, ovviamente non tutti, però molti, diciamo, al muro e vi schiaffeggerei tu. Perché quando chiamo per avere delucidazioni, che ne so, se piuttosto il telefono, piuttosto non è andata a corso. O la SIAE. C'è sempre qualcuno che, non sapendo rispondere, ti chiudo il telefono in faccia, perché quello è praticamente lo scamotage più veloce. Facciamo una simulazione. Io sono il call center, dai, chiama. Pronto? Vuole dire qualcosa? Che signora, in che cosa posso esserle utile? Senta, in realtà ho il telefono che sta andando a tre cilindri. Vabbè, signora, però non è il numero giusto da chiamare, perché se c'ha qualche problema al telefono, lei dovrebbe telefonare all'altro numero che le ha dato sicuramente il menu. Quale sarebbe il problema? Sì, siccome questa è la terza volta che chiama. La terza volta, signora, noi stiamo lavorando. Non è che sto a pettinare la bambola, signora. No, signora, se ho il problema di migliori, perché a me non, cioè, io sto lavorando, lei non mi vuol dire così. Nel menu principale è stato dato un numero tecnico per i guasti, non lo so se è questo. Io ho risposto alla mia postazione, signora, e chiami un'altra volta. Ho capito, ma lei stamattina è riuscita ad andare da corpo oppure ma ha avuto si permette, signora? Tu. Perché più o meno avviene così. Finito, è finito, praticamente il problema me lo tengo e diciamo niente. Non ho risolto. Niente, sentiamo un vocal. Tolleranza zero, no, buongiorno. Il nostro amico. Nuovo capitolo, buongiorno. Sempre dedicato al genere umano. Vai, perché c'è schifo. No, gli operatori, l'uomo però è l'animale più terribile che possa esistere. A proposito di animali, io non sopporto mi esprimo in maniera contenuta. Contieniti. Infliggerei tutto il dolore possibile ed immaginabile, il più terribile, a coloro i quali fanno del male gratuitamente alle creature, ai pelosi, cani, gatti. Anche io. Uccellini. Io non sopporto, tolleranza zero per chi fa del male a chi non può difendersi. Molto spesso i cani e i gatti, ad esempio, anche i randagi, si avvicinano con tutto il cuore, perché sono puri d'animo, a chi dovrebbe tutelarli, magari anche dargli una carezza o dargli anche soltanto una scatoletta di cibo, e invece vengono bullizzati, schiavizzati, torturati. E per cosa? Per il piacere di vedere un'altra creatura soffrire. Tolleranza zero, auguro tutta la sofferenza possibile a chi prevarica gli esseri più indifesi. E le auguriamo anche noi, perché ci trovi pienamente messaggio. D'accordo. È vero, ci sono un sacco di persone che fanno veramente vomitare, cioè veramente. Allora, per esempio, anche se non li toccano, ma vogliamo parlare dei botti sotto Natale, ne parleremo abbondantemente. Però, allora, a parte questi botti, cioè, ma che genitori avete, ragazzetti, che anche ad agosto nella piazzetta sotto casa esplodete delle bombe allucinanti, tanto che io ho visto il terrore vero. La carnificazione del terrore nello sguardo e nella postura del mio cagnolino di Tessa. Cioè, esplode questa cosa nel silenzio tombale di una sera qualunque, in una casa qualunque. Esplode, Tessa stava dormendo, lui. Cioè, lei era terrorizzata, era pietrificata. Perché
cosa? Per che cosa? Per sparare i botti? A che serve? Cioè, non siamo mica in una tribù in cui, cioè, sparare i botti, il significato del botto è quello di scacciare le energie negative, i demoni e bla bla bla. Ma stiamo scherzando? Io spero che vi saltino le dita. Peccato. Ma quei soldi, andatevi a comprare un gelato, un panzerotto, Il trancio di pizza, la frangesina, facciateci. Andate a fare, che ne so, a me fai un po' di beneficenza, un qualche poveretto all'angolo del semaforo. Cioè, invece di comprare i botti, che non servono a niente in realtà. Se proprio li volete comprare ed esplodere impunemente, speriamo che perdiate qualche dito. Poi, insomma, ve la siete cercata. Ma... musica! Grazie, Tiziano. Tra te con il call center, io con questi. Ma vabbè, quando ce l'ho, ce l'ho. And we love you, baby. Giovanotti, sei bravissimo. Scusate, anticipatamente. Allora, volevo dire, oggi è 24 novembre. Sì. Tra un mese è la vigilia di Natale! Ma... posso chiedere un regalo, diciamo così, nella lista dei regali che voglio? Un'altra vorrei, amica. Vorrei chiedere un regalo a Tere Bell. Mi piace Mobilità Catena, sei già nuova. Ma è vero, sono scivolo. Io mi sono vista in TV per vedere un po' come va la trasmissione, così, da telespettatrice. Non faccio altro che fare così. Ma non è normale, sempre c'è qualche problema. C'è qualche pruritino nella retrovia. Bra, infatti, ed è brutta questa cosa. Allora, mi piace una cosa che non si scivola, va bene? Oh. Portiamoci un cuscino. Cominciamo già con le richieste. Per quanto riguarda Maddalena Mazzitelli, non so se ci ha visto, se ci sta vedendo, ci sei. Allora, abbiamo finito tutti i cosmetici, perché tu avevi detto che dovevamo avere trucco e parrucco e non li abbiamo avuti. Questo è vero. Ma almeno una truce ce la vuoi regalare per piacere? Ma no, ci deve portare a mangiare. E che c'è quella parte? Che c'è a mangiare? Cioè, voglio dire, quello ormai è già sodata come cosa. Stiamo aspettando solamente la giornata in cui lei è libera. Che poi io le ho voluto dare questo soprannome mio tutto personale, Medjugorje. Ma in effetti si vede, appare molto di più la Madonna di Medjugorje ogni giorno, puntuale, che Maddalena. Vabbè, che devo fare? Devo andare sotto la casa? Andiamo sotto la casa. Fai l'imponimento. 080 501 9998 per giocare, parlare, vocalizzare con noi. Ti piace? Ma vogliamo sentire un'altra preview del gioco? Ti capisco. No, guarda, è chiarissimo. No, guarda, Tiziano, sei bravissimo. Non si capisce un tubo. Cioè, no, una nota, diciamo così. Infatti, proprio. Niente. Neanche una semicroma, una croma. Ma vabbè, ma non si allarga. Deve fare. Se non falla di più, non è proprio. No, non è cavolo suo. Qual è il problema? Chrome, semicrome e la già delta. Non ce ne frega nulla. No. Per il momento, questa è la canzone. Anche perché sono state vinte due magliette nel giro di pochi giorni. Quindi, raga, ecco, le dovete sudare le magliette. Che non è che le trovate al mercato rionale. Ma neanche se andate al negozio, alla boutique, non li trovate. Madonna, niente. La boutique. Vabbè, ce l'ho detto, la boutique. Boutique. Va bene, col tic. Vabbè, niente, 080-501-9998, se volete giocare, facci cosa volete, noi vogliamo ascoltare un po' di musica. Ma anche per sapere che cosa state cucinando. No, che non è giusto niente. Che le ricette le devo dare sempre io. No, non me ne frega niente, no. Io oggi non ho cucinato niente, la mia famiglia, non so dove deve andare a mangiare. Federico Tempi c'è a Iurmo, musica. Uova fritte. No, non c'è un po' di tizzano. Cioè, come vuoi, a tuo buon cuore. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo fare una partita a dama? Facciamo la prova a giocare a 7:30, così già ci portiamo avanti sempre per Natale che sta arrivando. No, a me non piace. Oh, scusa Tiziano, no, manda il messaggio, no, scusate che mi ci manda si arrabbia. Scusa. Allora, Luigi ha detto che vuoi un regalo di Natale, vi faccio due piantine. A te e... grazie, la piantina. È una bella. Ma la piantina... Che ne dici? C'è una piantina che dà frutti. Vito lavora nelle serre. Grazie. Ok, vabbè, se dai frutti la piantina è meglio, così poi mangiamo. Non ci dai la piantina grassa che, insomma, si ricava nulla. Però grazie per il pensiero. Ma a voi, per esempio, so che è una cosa un po' illegale, no? Però, quando passate, tipo, per qualche campagna... Andate a rubare i frutti dalla campagna, perché io ho questo istinto irrefrenabile. Sì, è più forte di noi. Però la blocchiamo sempre. Sì, pronto? Salve! No.
Cioè, non sei pronto? Pronto, pronta? Cosa? È caduto. Perché siamo andati a rubare i frutti della campagna? E vabbè, raga, io sfido chiunque. Chi è che non li fa? Se tu passi da una bella campagna dove sta una gettata di finocchi di quelli, ma no, non li vai a strappare così. E non ci posso fare non niente. Non si può. Non mi ferma nessuno. No, ma non si può. Non fa niente. Oppure quando passi da quegli alberi dove ci stanno le ciliegie. Ogni... pronto? C'è una telefonata, pronto? Ciao. Salve. Salve. Chi sei? Sono... Un ragazzo che vi telefona da Barletta. Ciao, ciao ragazzo che ci telefoni da Barletta. Quindi non sei andato a scuola, facci capire. Se sei un ragazzo, hai la voce giovane, a che sono? Non si sciuta la scuola. Che tiene, la malattia? No, sono caduto, mi sono strappiato. Aia. Ti sei strappiato, mannaggia. Povero figlio, che ti sei fatto? Non sono caduto. Vabbè, caduto. Madonna santa, vabbè. Dici tutto. Ci vuole però in cambio mi mangio la fiorentina. La fiorentina? La bistecca fiorentina. Sì, no, capito, dico, ma a quest'ora praticamente a fiorentina, un po' di jazz, aspetta, a quest'ora, vabbè, no, è vero che sono dolce e mezzo, però... Senti, ma proprio un chilo e due, proprio a sbattercela in faccia, ma tu c'hai il fisico come il nostro, oppure sei uno di quelli come mio nipote che mangia pure le gambe del tavolo e rimane sempre sedalino? Allora, io mangio tanto, io peso 37 kg, ho 12 anni, peso 37 kg. 37 kg, che invidia! Ma quando mangio ne peso 39. Io 37 kg pesavo quando avevo 6 mesi. Io non ho mai pesato 37 kg. Ma manco un pet, manco il piede mi pesa 37 kg. E quindi? E dici qualche cosa. E quindi? No, vabbè, io faccio la meta, questo. Cioè, quindi mangiando compenso con lo sport. Bravo, bravissimo. Bravo. Anche noi facciamo gli atleti, noi facciamo uno sport da tavola. Diciamo, noi portiamo facciamo... con... Come ho bisogno e faccio il comico. Pure comico! Ci vuoi dire una cosa così? Vuoi se ce l'hai il repertorio da dire al telefono? So fare il papa. Eh? So fare il papa. Vuoi fare il papa? Fai, fallo, sentiamo. Allora, io, cioè, so fare molte persone, il papa però lo faccio molto meglio. Sentiamo, di qualcosa di non osceno però. Sorelle, oggi nel nostro cuore arriva nella giustificazione, nella confessione del Signore. E quindi, riconciliamoci tutti insieme nella vita fraterna. Ma sei bravissimo! Ma papà subito direi! Bravo! Magro, mangia come un upur, che atleta! Cioè, sa fare guarda, pure... Beat, che ti deve prendere comunque, altro che... prendiamocela comicamente. Io quando mi sono fatto male a scuola me la sto facendo scomodamente. Bravo. Quindi stai dicendo meno male che ti sei fatto male, questo vuoi dire? Vabbè, sei contento tu? Ho preferito a studiare. Ho capito. Vabbè, c'hai un'altra perla da darci prima di andare, prima di chiudere? Amadeus, vai. Il 72esimo festival di Sanremo, oggi abbiamo Ercomi con sei un amore. Ci hai fatto ridere anche semplicemente con 10 parole. Ci hai fatto ridere quando vuoi, fin quando sei acciupinato, diciamo a casa che non so se sei ingessato, non so, vabbè, ci puoi chiamare. Poi devi tornare a scuola perché la scuola è importante, capito? Ma come ti chiami? Anche un nome finto va bene. Ci penso un po', perché tanto io, mamma, oggi pomeriggio sono pure impegnato, anche se sto messo a male, devo fare pure il presepe. Bravo, se sei impegnato, vabbè, ma tanto oggi pomeriggio ci siamo, qui non era quello il problema. Non è che lo devi costruire, non è che devi fare il presepe, se vuoi ci chiami domani, perché domani siamo ancora in onda. Sabato e domenica anche noi andiamo a fare il presepe e l'albero a casa. No, io settimana prossima. Ehi, come ti chiami? No, è caduto. Vabbè, grazie. Carino questo ragazzo, carino, simpatico. Io lo adoro, insuperabile. I giovani devono essere così. Oh. Eccoci, rientrate. I bambini dovrebbero essere tutti bellissimo, così. Ci è piaciuto tantissimo. Lo adoriamo, chiamaci ancora. E a proposito di animali, quelli di cui prima, restate con noi dopo la pubblicità. Bentornati! Voilà, riapparse! Come? Senti, adesso abbiamo una telefonata? C'è?
Non c'è? Pronto? Pronto? Sì. Oh, sì. Scusa, ciao. Pronto? Ciao. Sì. No? Pronto? 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 Mi sentite? Sì. Noi sì. Mi sentite? Buongiorno, buongiorno, buongiorno alla Ricci e alla Lissa. Questa sicuramente lavora in qualche corso d'acqua, azienda di acqua, la Ricci, la Lissa, la Gassa. Sì, come ti chiami? Mi chiamo Tania, mi chiamo Tania. Ah, Tania, ciao, ma Tania con la na, Tania o Tania con la mia? Dipende, dipende. C'è anche chi mi chiama Tatiana, pure, dipende. Chi è Tatiana? Tatiana. Chi è Tatiana? Dici Tania? Tutto. No, vi chiamavo, vabbè, innanzitutto per dire, ragazze, siete brave, vi seguo tutti i giorni, tranne il venerdì, perché il venerdì non ce la faccio, vado al lavoro. Ah, quindi, okay. Pure io tocca lavoro. Farlo, tocca quindi, farlo. Benissimo, il venerdì non riesco, però complimenti, la trasmissione è bella, siete simpatiche. Grazie. Ed è divertente. No, riallacciandomi al discorso di prima, di attingere dalle campagne altrui. Anche tu attingi? Attingo e devi vedere come attinge mia sorella grande. Tempo fa era incinta di mia nipote, la mia prima nipote figlia, e andammo a fare l'ecografia. Lei doveva fare l'ecografia, ovviamente col pancione di 9 mesi. Io guidavo la macchina, lei era con me, e praticamente passammo da delle strade, un po' di campagna, dove trovammo delle vigne, dove avevano dell'uva. A mia sorella gli vennero le voglie. Gli vennero le voglie, come una femminicida. Vabbè, sta vincendo. E gli vennero le voglie. E quindi ci fermammo, giusto perché dovevamo prendere qualche chicco d'uva, in modo tale da, insomma, da togliere la voglia alla bimba, a mia figlia, nipote, ma per me è figlia. E quanti ne avete presi? Praticamente riempimmo il cofano della macchina di uva. Ma no, mi è andata bene, vi avrebbero presi a colpi di lupara caricata a sale. Vabbè, ma era per uso personale, presumo, che giusto? Significa? Infatti io dissi, se per caso si avvicina il contadino, il proprietario terriero, ovviamente avevamo la donna incinta che sembrava il gabibbo, e quindi di conseguenza avremmo fatto notare che doveva sfamare, lì erano 10 persone da sfamare, oltre alla mamma più le bambine. Grazie Tania, chiamaci quando vuoi, ti dobbiamo salutare perché abbiamo la nostra rubrica. Ci sentiamo presto, ciao Tania, grazie. E gustatevi i consigli di Tessa e Wendy. Ciao Wendy. Ciao Tessa. Come stai? Come hai passato la settimana? Bene, grazie. Sono stata un po' impegnata con i miei nuovi fan, che mi hanno riempito di regali e inviti. Sono anche uscita con un paio di miei giovanotti pelosi. Uno mi ha portato a bere una ciotola in un bar del centro e l'altro a fare una passeggiata al parco. Ma niente di serio, sai, è dura essere stupenda. E tu? Io pure ho fatto qualche passeggiata, però con la mia bipede, ma è una gioia. Sai, è dura essere appena passabile. Ma come fai a essere così corteggiata? Beh, mi sembra evidente. Lo hai visto il mio pelo? Pure se non volessi, come potrei non vederlo? Ma come fai ad averlo così? Semplice, poiché sono uno spitz di Pomerania, è necessario che le mie bipedi abbiano cura del mio pelo, in modo semplice e costante. Il mio mantello viene curato una volta al mese dal parrucchiere e quotidianamente viene spazzolato con attenzione per prevenire nodi e parassiti e mantenerlo lucido. E i risultati si vedono. Guarda che chioma seducente! Pure io vado una volta al mese dal parrucchiere, eppure la mia bipede mi spazzola, cosa fondamentale per il mio tipo di pelo selvaggio, per togliere i peli morti, la sporcizia ed eventuali insetti, visto che io adoro scavare e predare in campagna. E come vedi dai risultati, sembro sempre un maschietto e mai nessun fusto peloso mi invita ad uscire. Che frustrazione! Tessa, dai, basta che sta la salute. Ce ne usciamo con queste chiacchiere. Vabbè, vado a fare una pupù. Ciao Wendy, ciao pubblico, vi voglio bene. Che disgusto, neanche un po' di femminilità. Ciao Tessa, ciao amici, seguitemi sui social. Io non c'ho manco quello. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao, bye bye. Le nostre meraviglie. Bravissima.
prima Federica Semplice, che ha doppiato la sua Wendy, che è anche la sua, e ha fatto un montaggio splendido, bravissimissima, bella e brava. Ciao Luigia, ciao Annabella, sono un giovanotto che vi chiama da Biceglie. Vi volevo dire che a Natale vi mando anch'io una piantina a testa, che me le ha mandate un amico mio dalla Colombia. Ciao! Grazie! Così condividiamo con la famiglia! Facciamo un giro a Natale, facciamo vigilia, Natale San Stefano, vai, sì, mangi la piantina. Ma no, 080-501-9998 per parlare con noi domani. Ma anche adesso... per mandarci le piantine, ovviamente, ormai, adesso. No, poi diamo l'indirizzo nel dettaglio, quello di casa però, non te le pari. Lu, la domanda sorge spontanea. Sì? Ma che si mangia? Ebbene, oggi andiamo di trofie montanare. Trofie. Le trofie, non è una parolaccia, okay. È un genere di pasta. Allora, 500 grammi di trofie fresche, 350 grammi di funghi misti, 100 grammi di punte tenere di asparagi, due spicchi d'aglio, prezzemolo, 100 grammi di formaggio filante, olio d'oliva, sale e pepe e parmigiano. Dunque, in una padella soffriggiamo il solito giro d'olio con gli spicchi d'aglio a pezzetti. Sì. Aggiungiamo i funghi misti tagliati e le punte degli asparagi. Lasciamo cuocere per circa 15-20 minuti. Tagliamo a dadini il formaggio filante. Nel frattempo avremo messo a bollire l'acqua e ci cuciniamo le trofie per all'incirca 5 minuti perché è pasta fresca. Tritiamo sottilmente il prezzemolo, scoliamo le trofie al dente e le mettiamo in padella. Aggiungiamo un altro filo d'olio al formaggio che risulterà filante e un po' di parmigiano grattugiato. Impiattiamo e spolveriamo con il prezzemolo tritato. E dopo che vostro marito avrà messo il primo boccone in bocca dirà: amore, esci a ballare stasera. Troppo esplicita, Nani, troppo. Non ho detto niente. No, è bello che allora se si potesse mettere una telecamera qua, si vedrebbe l'aumento della mia salivazione mentre lei parla. Io la conosco, quindi non c'è bisogno anche della telecamera praticamente. Arriverò a fare il rivolo, arriverò a farlo. Grazie Lu, prezioso. Che facciamo? Mandiamo lo, anche se voglio dire, le telefonate per il gioco stanno pensando e stanno studiando. Allora, mandiamola un'altra volta, sì. Il brano distorto. Non ho capito, però mi piace questo. Prima non avevo capito niente, Mongol Page praticamente. Domani, se volete giocare con noi, provateci allo 080-501-9998. Però dico a Fonzin, se hai indovinato, aspetta, lascia fare anche agli altri. Lo so che tu vuoi comprare il premio, vuoi vincere la maglietta per tutta la famiglia, però almeno aspettiamo qualche settimana, così chissà, metti che vince qualcun altro. Ti vuoi assicurare i cadeau natalizi simpatici e introvabili altrove. Musica maestro. Pezzo. Ma che bravo Daniele. Noi abbiamo dei musicisti meravigliosi in Italia, meravigliosi. Che fine hanno fatto questi musicisti? No, sono lavoro. Diventati musicisti di nicchia, musicisti cantanti. Mo ci sta tutto un genere musicale nuovo, poi ci sono tanti giovani, è giusto che sia così. Loro ormai, Daniele Silvestri, Nicolò Fabi, fanno parte, lo stesso Alex Britti, fanno parte di tutta una generazione che ha fatto una bella fetta di storia della musica italiana, e loro sono più, adesso sono più di nicchia, però il loro super momento l'hanno avuto e ce l'hanno ancora comunque. Mo largo ai giovani, quindi dovremmo andar via. Ragazzi, come passa veloce questo, cioè noi avremo tantissime cose da dire, tant'è vero che ci portiamo una rubrica e da Tutmarket ce la portiamo, ce ne abbiamo più di una. Fare tutte le volte, diciamo, a me va domani. Adesso ti faccio venire il brivido sul braccio. Accidenti. Non lungo la schiena, sul braccio, quello è tuo marito che te lo fa venire. Federico Sempi. Che del fico. Guarda, senti Tempus fugit. Avete capito? Cioè non è che
voi pensate, voi la vedete così, non gli dareste due centesimi, ma anche uno. Tu che, che ne sai? Che a me un ex flirt mi diceva che a vedermi non mi si poteva dare 50 centesimi. Vabbè, io so 16 anni che lo dico, volevo dire, ma è arrivato un ex. Allora vai a quel paese. Però vabbè, gli voglio bene, la gente va presa così com'è, non è che la puoi cambiare, anche perché proprio non lo so. Grazie. Va bene. Allora, vabbè, Federico si è arrabbiato. Sì, vabbè, hai ragione, sempre, cioè, poi non giusto farci mangiare. Quando siamo noi davanti, come andiamo noi? Poi me la vedi con lui. Comunque ricordatevi, noi ce la vediamo e noi ce la sentiamo. E voi? Chi cambia canale è un marito rompiscatole. Ah no, scusami. Era chi cambia canale, just pass the dish. Ma no, è meglio questo, un marito rompiscatole. Allora, ciao. Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore.